è stato firmato a Napoli un accordo che si può realmente definire storico per la mobilità delle persone con disabilità, il primo in Italia che mette insieme un'organizzazione di persone con disabilità e un ente di gestione aeroportuale. Si tratta infatti della formalizzazione di una collaborazione tra la FISC, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, e la GESAC, l'ente gestore dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino. Al di là dei miglioramenti infrastrutturali e quelli gestionali che già sono in atto, noi potremo verificare i programmi e definire le azioni congiuntamente. Questo è il valore aggiunto di questo protocollo. Abbiamo molti servizi dedicati, dal fast track, dall'accesso, dal parcheggio fino all'aeromobile. A siglare il patto con il direttore generale della GESAC, Marco Consalvo, è stato il presidente nazionale della FISC, Pietro Barbieri. È l'unico aeroporto italiano col quale c'è una collaborazione così ampia e così estesa e che dura nel tempo. La qualifica del servizio, dell'accoglienza e dell'opportunità, quindi di rendere al viaggiatore con disabilità possibile tutto, è un presupposto sul quale si basa questa collaborazione. Presenti all'evento anche Giampiero Griffo, in rappresentanza del DPI, del cui esecutivo mondiale componente, e il direttore dell'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile di Napoli, Gennaro Bronzone. Presenta l'implementazione di un lavoro che già da qualche tempo portiamo avanti, soprattutto negli aeroporti, diciamo, virtuosi del paese, alcuni aeroporti dove abbiamo riscontrato una maggiore sensibilità.